Ah, c'è un rimbombo pazzesco, quindi registrerò con l'iPhone, passerò il video così. Sono tornato in Italia, in particolare mi trovo a Milano. Vi spiegherò bene il come e il perché del mio trasferimento nel prossimo video. Adesso invece chiudiamo la parentesi che ho aperto con questi lunghissimi viaggi che ho fatto ultimamente. Moltissime persone mi hanno chiesto come mi sono organizzato, quanto ho speso e infatti nei miei ultimi vlog asiatici non l'ho spiegato e quindi ora spiego tutto, chiudo tutte le informazioni di cui avete bisogno. Sì. Brevissimo riassunto di quello che ho fatto nella mia vita nei miei ultimi 4 mesi. Dal 10 agosto fino a fine mese sono stato in Canada. Poi ho fatto tanti piccoli viaggi di lavoro, tutti quanti di seguito senza mai veramente tornare a casa per più di 2-3 giorni. E poi sono partito per l'Asia per questi 2 mesi. Sono partito per un progetto con Intercultura. Intercultura si occupa di fare scambi culturali e mi hanno detto: Marcello, perché non te ne vai a intervistare ragazzi italiani all'estero? È quello che ho fatto l'altro anno in Cina ed è quello che ho fatto quest'anno in Indonesia e nelle Filippine. Quindi la prima fase l'ho passata con Intercultura, ovviamente essendo un progetto con loro l'hanno pagato completamente loro. Io ho chiesto però, come sapete, di posticipare il volo perché così potevo godermi un po' di Asia per i cavoli miei. In questa seconda parte del viaggio i video non erano più improntati sullo scambio culturale e sulle interviste, ma improntati più sull'aspetto vivere all'estero, in particolare sull'aspetto nomade digitale. Ho fatto un video molto specifico a riguardo che trovate sul canale o in descrizione, lascio tutte quante le cose di cui vi sto parlando. Quindi sono stato a Taipei, a Seoul e a Bali, ho incontrato vari italiani e poi sono tornato. Una cosa che mi avete chiesto in tanti è: come hai fatto a organizzare il viaggio? La risposta è totalmente a caso. Infatti ho speso una barca di soldi che fortunatamente in realtà mi sono ritornati. Ho diviso un po' in 10 punti le cose che ho imparato. Il primo punto è più banale, ovviamente quello di organizzarsi. Il mio problema è stato che tutti gli spostamenti in Asia erano organizzati all'ultimo momento e quindi ho perso molto tempo in viaggio. L'ideale in realtà è fare tutto da casa quando non si è ancora in viaggio, in modo da sfruttare molto meglio il periodo e il tempo in cui si è in viaggio. Molto banale come consiglio, sicuramente già lo sapete, quindi passiamo ai prossimi. Anzi, facciamo una breve checklist delle cose che dovreste prepararvi prima di partire per un viaggio. Spostamenti interni, alloggi, alloggi che potete cancellare nel caso cambia l'itinerario, un itinerario, cose che volete vedere e cose che volete mangiare. In particolare, quando controllate le cose che volete vedere, assicuratevi che siano cose che effettivamente voi volete vedere e non semplicemente le cose da vedere in un posto. Quindi approfondite un po' le cose che vi piace vedere quando viaggiate. Per esempio, a me piace l'architettura, mi piace il cibo tipico, mi piacciono i rooftop e quindi quando viaggio cerco sempre di posti specifici dove andare. Non cerco solamente cosa da vedere, ma magari mi informo su quali sono quelle chicche, quelle cose che interessano in particolare a me. I miei gusti magari sono diversi dai vostri. Se voi siete amanti della scherma, andate magari dei posti dove avete capito, insomma. Due, secondo consiglio è parlare con i locali. In particolare questo è un consiglio per chi come me ha viaggiato da solo e ha viaggiato zaino in spalla. Moltissime informazioni che non trovate online o che non avete avuto tempo di trovare online le trovate parlando con i locali in brevissimo tempo. Inoltre è moltissimo interessante per capire la loro cultura e vi daranno informazioni che non troverete da nessun'altra parte e se siete da soli magari trovate anche compagnia e divertimento. 3. Dove alloggiare? Se siete backpacker l'ideale per voi è viaggiare in ostello. Forse già lo sapete, ma costa poco, incontrate un sacco di persone, c'è l'area comune dove potete lavorare, dove potete vedere le cose, incontrare altre persone, aggregarvi ad altri gruppi. Un'altra alternativa, che è quella che ho utilizzato io per questo mio ultimo viaggio in Asia, è l'Airbnb. Airbnb fondamentalmente è un'app o un sito che vi permette di affittare, mettere in affitto una stanza o affittare una stanza. Poi ci sono anche interi appartamenti oppure solamente stanze in comune. Questo video non è in collaborazione con loro, non lo sto sponsorizzando, ma sto parlando così perché l'ho utilizzato. Ho preferito utilizzare Airbnb questa volta perché preferivo stare più per i cavoli miei e quindi mi sono preso degli appartamenti tutti per me. Un'altra cosa, quando prendete l'alloggio, la priorità è sempre la posizione anche rispetto al prezzo. Cioè, meglio spendere di più per essere in centro, per essere vicino ai posti che volete vedere, perché risparmiate tempo e comunque voi avete pagato per stare là, quindi meglio utilizzate il vostro tempo e meglio state utilizzando i vostri soldi, risparmiate anche di mezzi pubblici. Quarto punto, il cibo. In tutti i viaggi fuori dall'Europa evitate di bere acqua corrente e andateci piano con lo street food. E soprattutto se siete super bravi, prendetevi fermenti lattici prima di partire anche durante il viaggio. Aiuteranno il vostro intestino a essere più forte ai cibi stranieri. Mi sono svegliato con un bel mal di testa e anche un bel po' spossato, anche con un po' di movimenti, e nel mio apparato digerente non controllati. Per quanto riguarda invece il prezzo, l'ideale è mangiare lo street food. Se siete in Asia specialmente, lo street food è praticamente gratis ed è una bomba. Ovviamente i ristoranti più tipici di solito sono più economici. In Asia il cibo è quasi sempre molto economico, anche quello poco economico. Vi sconsiglio di andare da Starbucks in questi posti a mangiare perché le catene applicano prezzi internazionali, quindi andate a spendere di più per mangiare in una catena, un fast food. Quinto punto, il budget, quanto spendere. È fondamentale che voi sappiate prima di partire quanto volete spendere in tutta la vacanza e quanto volete spendere ogni giorno. Evitate di entrare in quel mindset di qua tanto tutto costa poco e quindi spendo un capitale
capitale. È esattamente quello che ho fatto io. Non so che ho preso, ma costava solamente 15. Ho preso degli egg waffle. Non lo so, sto prendendo tutto quello che trovo. Ho speso altri 20, mi sono preso uno dog fritto. Consapevole che avrei speso tanti soldi, ma era calcolato, diciamo. Volevo, ecco, stare più rilassato da questo punto di vista per riuscire a fare video meglio. Comunque anch'io tenevo conto di un budget, cioè nei vari posti mi sono fatto un massimo giornaliero da spendere, che poi superavo ogni volta, ma mi serviva a tracciare la mia idiozia e vedere se stavo esagerando durante la giornata o no. Io ho un file Excel dove segno tutte quante le mie spese e le mie entrate. Sesto consiglio: viaggiare leggeri. Non vi servono tutte le cose che pensate che vi servano, siete minimalisti come sono io. Pochi vestiti, li lavate in loco, le lavanderie sono molto economiche, alcune cose potete anche comprarle in loco, come le ciabatte, per dire. Più siete leggeri, meno stressante la vostra vacanza, più ve la godete. Mezzi di trasporto: in Asia, nelle città civilizzate, utilizzate sempre la metro, è la cosa più ideale. Invece sud-est asiatico, backpack, il mio consiglio è utilizzare il più possibile Grab, che è una sorta di Uber asiatico che si paga in contanti, è più economico dei taxi locali. Poi in realtà ogni stato asiatico ha la propria versione di Uber, per esempio c'è Gojek in Indonesia. Se siete bravi e magari dormite in ostello, vi accollate alle altre persone. Cioè io quando stavo a Shanghai chiedevo agli altri: dove vai oggi? E se loro andavano dove volevo andare, io mi accollavo e dividevamo i soldi del taxi, per esempio. Super super economica come cosa. 8. Viaggiare in gruppo. Io viaggio sempre da solo, ma in realtà l'ideale per viaggiare risparmiando è viaggiare in gruppo, sia perché potete magari riempire un'intera stanza dell'ostello, sia perché potete dividere i costi del taxi e di un sacco di altre spese, quindi risparmiate parecchio. Ho fatto un video sul viaggiare da soli, sui pro e i contro di viaggiare da soli. Sappiate che quando si viaggia da soli si spende sempre un po' di più. 9. Come gestire i soldi in viaggio. Quando andate a cambiare i contanti in viaggio, di solito gli uffici che vi cambiano i soldi sono proprio dei ladri e vi fanno dei cambi sconvenienti, quindi magari andate a dare 50 euro e vi arriva l'equivalente di 30 euro in valuta locale. Il mio consiglio quindi è quello di prelevare l'ATM quando i contanti sono necessari e pagare con la carta quando i contanti non sono necessari. Io utilizzo principalmente due carte adesso, ve le lascio entrambe in descrizione, entrambe con il mio link affiliato, ma le utilizzo per davvero, entrambe molto utili. Hype e N26, funzionalità molto simili. Hype l'ho utilizzata per tutto il mio 2017 e per tutto il mio anno prima di andare in Asia, e invece N26 l'ho utilizzata per i miei 2 mesi in Asia, solamente N26. Sono molto simili per me, diciamo, l'unica differenza è che N26 ti applica una fee più economica quando paghi in valuta estera, solamente l'1,7%, mentre Hype il 3%, tutte quante le altre cose le trovate sui loro siti. Non è in realtà quello che fa la differenza, nel senso che io se vado a spendere 1000 euro in valuta estera, la differenza è da 17 euro a 30 euro, poca roba. Entrambe sono accettate ovunque, potete prelevare ovunque senza commissioni aggiuntive, a meno che non sia l'ATM a darvi delle commissioni. E soprattutto, una cosa fondamentale, entrambe le app ce l'hanno: ogni volta che pagate, che prelevate, vi arriva la notifica sul cellulare e non vi arriva in valuta estera, vi arriva in euro. Quindi voi sapete sempre in tempo reale quanto state spendendo in euro. Consiglio sugli ATM: prelevare il meno possibile. Cioè, se vi servono tanti contanti, andate una sola volta all'ATM e prelevate un botto di soldi. Perché questa cosa? Perché di solito l'ATM vi dà una fee fissa. Per esempio, nelle Filippine mi addebitavano 5 euro ogni volta che prelevavo. Era meglio prelevare una sola volta per tutto il viaggio che 5 volte come ho fatto io. 10° e ultimo punto: alla fine non preoccupatevi troppo dei soldi, preoccupatevi della vacanza, perché avete speso un sacco di soldi per andare in vacanza e non rovinatevi l'esperienza. Se devo decidere se contrattare per 20 minuti con un tizio oppure pagare un euro in più, preferisco pagare un euro in più. Una volta che state in viaggio, se a fine giornata per provare quel cibo nuovo dovete spendere quei 3 euro in più che vanno fuori dal budget, spendeteli senza problemi, ne vale la pena. Questo bene o male era tutto quello che ho imparato nel mio viaggio. Seguitemi su Instagram, dove metto i miei spostamenti in tempo reale e le mie foto carine, così sapete quello che faccio in anticipo.